Cintura nera di cosa? Di barzellette. La conosci, quella del grillo vigliacco? Che cosa mi hai portato oggi, scimmia? Questo, signore. Oh, per la barba di Barba Blu! Io avevo chiesto talenti, giocolieri, acrobati a due teste! E tu cosa mi porti? Un piccolo ridicolo grillo? Questo non è un grillo qualunque! Questo è un vero grillo ballerino! E tu saresti un grillo ballerino? Il mio trono! Svelti! Allora, vediamo cosa sai fare, microbo. Lo lascerei andare se fossi in te. Scusami, e tu chi saresti, piccoletto? Io mi chiamo Pinocchio e quel minuscolo rompiscatole è mio amico. Oh, oh! Tu devi essere veramente coraggioso oppure davvero poco furbo, Pinocchio. È meglio se ci vai piano, figliolo. Ti consiglio di non far arrabbiare Mangiafuoco. Non so che farmene dei burattini. Mettilo via, potrà tornarmi utile. Prendi me al suo posto, io sono molto più bravo di lui. So fare di tutto. Ecco, io penso di potermela cavare. Datemi una possibilità. Zufus, musica! Abbiamo venduto gli strumenti il mese scorso, signore. Suona! Ormai sono a corto di idee e di personale. Casimir è fedele, ma non può essere certo definito un artista. Di questo passo sarò costretto a chiudere. Sta a guardare! Adesso estrarrò un coniglio bianco dal cilindro! Quello è un cappellino da baseball. No, questo sì che è un vero numero di magia. Ho sempre saputo che sotto quel manto peloso si nascondeva un grande talento. Oh, vieni, fatti abbracciare, amico. Oh, aspetta! Allora è lei a essere magica e non tu, inutile scimmiaccia. Che ne diresti di metterci in affari io e te? Culla, puoi farci passare? Abbiamo una fata da riprendere. Che cosa può fare oggi questa dolce bambina col babbo Mangiafuoco? Lei salta, gioca, è un vero spasso questo gioco. Ma adesso basta! Non voglio che la mia piccola Pucci si stanchi troppo. Ehi, aspettate! La bambina è nostra! Pucci, per caso conosci questa bambola saputella e il suo amico tronchetto parlante? Ascolta, Mangiafuoco, quella bambina non è quello che sembra. Lei è una nostra amica e... Basta così! È sotto la mia custodia e io la riconsegnerò soltanto ai suoi genitori. E anche oggi farai il tutto esaurito, mia cara Ondina. I fan sono letteralmente pazzi di te. Ondina, sei unica! Sei la migliore! Ma io capelli come i tuoi! State calmi, ragazzi. Lo sapete, io sono qui per voi. Con noi c'è anche il dolce burbero Mangiafuoco. Insieme alla sua scimmietta puzzolente. Vi adoro! Ciao! Beh, allora, dove sono tutti i regali dei miei ammiratori? Ecco dei fiori per il fiore più bello del mondo. Oh, dei fiori! Ne ho sentito parlare, si mangiano sconditi. Bah! Preferisco il latte di medusa. Dov'è il mio latte di medusa? Io... ecco, non credo di averne ancora in frigorifero. Che cosa hai detto? Non ci credo, datemi subito il mio latte! Oh no, sta succedendo di nuovo! Via, andatevene via! Ondina sta diventando ogni giorno più irascibile. Io non so proprio che cosa fare con lei. Le sirene sono creature capricciose e vanitose. La loro voce deve risuonare nei grandi spazi oceanici. Qui in città può provocare un disastro.
Sì, sì. Scusami, e tu chi saresti, piccoletta? Ehi, mi chiamo Frida. Lei è una mia amica mangiafuoco. È una vera piratessa, vedi? Oh, no, sei tu, Pinocchio. Cos'altro deve andare storto oggi? Il mio trono! Subito, svolto! Si può sapere dov'è il mio asciugacapelli? E dove sono finiti i miei bellissimi abiti nuovi? E dov'è la mia truccatrice? Io voglio la mia truccatrice! E non posso neanche mandarla via. Se si arrabbia, è davvero capace di distruggere qualsiasi cosa. Tu sei un'esperta di sirene, giusto? Devi aiutarmi a rispedirla in mare. E per quale motivo dovrei farlo? Oh, beh, per queste. Nessun pirata che si rispetti sa resistere alle monete d'oro. Ci penso un momento, sì, affare fatto. Allora? La ciurma è pronta. Inizia l'operazione caccia alla sirena a tutti i costi. Ehi, vi adoro, ragazzi. Ci sono brutte notizie, mia cara. È arrivata una grande tormenta di neve. Temo che dovremo rimandare il nostro spettacolo. Oh, ma che bello! Come si chiamano questi cosini bianchi e gelati? Sono i fiocchi di neve. Molto freddi, ghiacciati. Potresti prendere un raffreddore. Aici! Non sta funzionando. Mettiamo lo sparaneve alla massima potenza. La neve è davvero meravigliosa. Yeti, un mio lontano cugino dei mari ghiacciati, me ne parlava continuamente. Ma perché Pucci sta piangendo? Forse ha freddo, ha la febbre, è troppo stanca, le ha spuntato un dentino? Ha sicuramente fame. Renditi utile per una volta e falla mangiare, forza! Non ti piaceva? E questo invece? E allora questo? Le hai cambiato il pannolino, vero? Solo un momento. Babbo Mangiafuoco torna subito da te. La fata è qui dentro. Le piace il cibo a spazzatura. Che puzza. Cos'è questo odore? Babbo, hai preso il burotalco che serve per la nostra Pucci? Fata, per favore. Adesso esci da quel pannolino e torna in te. Basta così, ho fame. Cuciniamo noi! Eh? Mi è appena venuta un'idea per farlo piangere. Bene, sono curioso di assaggiare i vostri piatti. È pronto! Come, di già? Ecco la specialità della casa. Ma sono cipolle! Al naturale, senza la buccia, a pezzettini, a fettine, a tocchetti intere e a metà. Oh? Da bere abbiamo succo di cipolle. Sta funzionando, perché io non vedo più niente. Beh, non lo so, credo di sì. Perché non sta piangendo? Tutti piangono con le cipolle. Questa cena era tremenda, ma sono troppo stanco per arrabbiarmi. Vi strapazzerò domani mattina. Ora ci vuole una bella dormita. Scimmia, non voglio essere disturbato. Ai vostri ordini, vostra mangiafuochezza. Ci serve un'altra idea. C'è da spezzare l'incantesimo. Ma come? Ce l'avrà un libretto di istruzioni per le sue diavolerie? Il baule. Lì dentro tiene custodite tutte le sue cose più preziose. Però la chiave ce l'ha lui. Mi sembra una faccenda delicata. È il caso che ci pensi io. La tiene nascosta nella barba. Più veloce, Grillo! Più veloce! Che cos'è stato? Oh,
Chi è che osa disturbare il mio sonno? Nel baule c'è qualcuno lì dentro. Chi si nasconde? No, nessuno, signor Mangiafuoco. Non l'ho chiesto a te, insetto. Chi ha osato aprire il mio baule? Nessuno! Au! Prendili subito, scimmiaccia! Dove pensate di andare? Leggi la formula, Pinocchio! Ma qui non c'è alcuna formula, vedo solo delle fotografie! Oh, no, no! Fa qualcosa, testa di banana! Pinocchio! Voglio dirti una cosa, parli davvero benissimo, Grillo! No! Le mie fotografie! Restituitemi le mie fotografie, per favore! Sono l'ultimo della generazione dei Mangiafuoco, quello che purtroppo non ha talento. Papà Mangiafuoco, mamma Mangiafuoco, tutti i miei fratelli. Ognuno di loro era più bravo di me. Mamma diceva sempre, non sarai mai come noi. Mi pare di udire ancora il suono della sua voce. Non sarai mai come noi. Non sarai mai come noi. Non sarai... Le avrei voluto dimostrare di essere un vero mangiafuoco, il migliore di tutti. E invece non sapevo fare niente. È per questo motivo che provi a circondarti di talenti? Che potevo fare? Ero sempre solo, senza amici. Ehi, ma cosa gli prende? Si metterà a piangere. La commozione gli fa bizzicare il naso. Sono così infelice, sono troppo infelice. Non puoi obbligare qualcuno a volerti bene. Gli amici si scelgono a vicenda. E poi guarda, un amico vero ce l'hai anche tu. Casimir? Io ho un nome. Per quale motivo mi hai sempre chiamato solo scimmia? Ho un sacco di punci, bestiaccia, coso peloso, muso brutto! Testa di banana! Perdonatemi, perdonatemi tutti, per favore! Sta piangendo, è la nostra occasione! Prendila e lasciaci andare, è il nostro desiderio! Ora siamo liberi! Andate, so di aver sbagliato tanto, ma vi prometto che proverò a migliorare. Io non ti lascio solo, capo. Ti ringrazio, Casimir, ma che faremo da soli io e te? In realtà io ce l'avrei una bella idea. Un, due, e ora una piroetta. Più sciolto, Mangiafuoco, più sciolto. Guarda tutti gli episodi. Pinocchio and Friends. Iscriviti al canale.